una gioia in più, che è quella di poter avere un'occasione a Guardia Grele, dove siamo stati anche in altre circostanze, per ricordare a 10 anni dalla scomparsa Giacinto Auriti, che è stato forse una delle personalità più rilevanti nel quadro nazionale ed internazionale sulla tematica della moneta, dando dei contributi decisivi che si concretizzarono anche in un disegno di legge di proprietà di popolo della moneta. Questo è un po' l'oggetto centrale di cui mi voglio occupare, non senza aver ricordato prima alcuni tratti della sua personalità, che per un decennio è stato interlocutore dell'Istituto della Facoltà di Giurisprudenza, in cui avevamo alcuni colleghi, tra cui Gabriella, il compianto Primo D'Attilio, Giacinto Auriti. Avevamo una quotidiana possibilità di incontrarci e scambiarci, sia sul piano personale che sul piano scientifico, una comunicazione di tutte le nostre proposte culturali, sicché io ho appreso dalla sua viva voce ciò che non era nell'orizzonte delle mie competenze. Mi ero occupato di altro, ma sulla tematica della moneta, attraverso prima la sua parola e poi i suoi scritti, credo di aver capito alcune cose fondamentali che motivano uno dei risultati scientifici, a mio avviso, di più alto rilievo giuridico, perché in un'età in cui, diceva Hegel, c'è uno spirito del popolo, un Volksgeist in ogni età storica, la nostra età storica è l'età della finanza. Se riusciamo a trovare il segreto del meccanismo finanziario, cioè del valore monetario puro, diciamo che abbiamo dato un contributo al segreto del nostro tempo. Il tutto non solo con un atto di generosità che vuol restituire al popolo il credito della moneta mentre gli viene attribuita a debito, il che è un atto di generosità di uno studioso che contemporaneamente aveva un tratto di cristianità che lo disponeva naturaliter all'incontro con gli altri e alla capacità di avere un atteggiamento propenso al dono più che all'atteggiamento della convenienza. Apro una parentesi velocissima, cito 2 o 3 casi particolari di questa personalità straordinaria. Facevamo i convegni all'università, io una delle prime cose che appurai di persona, lo vidi all'opera, è che invece di utilizzare i fondi dell'università spendeva in proprio, portando da Guardia Grele, cioè aveva le sue proprietà, i vini, decine e decine di bottiglie per i convegnisti. Scoprì che era pure una cosa piacevole, che era il nocet cui non bibit, cioè il vino che fa male a chi non lo beve. Però Don Giacinto, ma perché voi in occasione di un convegno scientifico sono tutti ospiti, ci pensa l'università, e già puoi mettere la gioia di ritrovarci col vino mio, eccetera. Una cosa, un'altra cosa incredibile: lui era diventato ordinario a Roma, aveva fondato l'università di Terme, attraverso di quella anche la D'Annunzio, insieme a pochissimi altri, è stato uno dei fondatori insieme a il primo rettore, che fu il lavorista Balzarini. Ed era preside da giurisprudenza. Io non ho mai visto uno che prima della chiusura del mandato, poiché c'era un altro collega che gli disse: ma sai, siamo solo 3 ordinari, in fondo prima o dopo faremo una rotazione, lui avrebbe potuto dire alla fine del mandato magari ti fai eleggere come ho fatto io. Disse: vabbè, se lo vuoi fare subito io te lo cedo immediatamente. Io non ho mai visto una persona al mondo, né ho notizia di uno che ti cede la carica perché un altro, non abruzzese peraltro,
il che non significa niente, ma voglio dire, lui era abruzzese, fondatore dell'Università Abruzzese, preside che assume l'avvio e la responsabilità delle istituzioni, la prima università della sua terra, c'ha un paio di colleghi nominati per i comitati tecnici, quello gli chiede, ma e dice siediti pure. Io ho ritenuto, un'altra cosa che è nota qui, quelli di Guardiagrello sanno benissimo, che pare uno, lui aveva la sua proprietà, si fidava moltissimo delle persone, c'era qualcuno che portava via qualcosa. E quando se ne accorse disse guarda che mo ti aiuto, e l'aiutò a caricare la cosa che gli stava portando via, credo che sia uno dei moniti più incredibili. Accenni minimi di un tratto di personalità, perché di solito la scienza autentica è finalizzata da una passione, da un obiettivo generale, da un intendimento. La scienza totalmente neutrale non esiste. Ci sono delle passioni intorno a certi campi e poi si vede se nasce anche il risultato. Allora, uno generoso per la propria personalità si è avventurato in un tema delicatissimo nell'età della finanza a capire il segreto della moneta. Io come l'ho tradotto sulla mia misura rispetto a quello che ho appreso da lui, quindi diceva Dino, ci facciamo maestri, siamo maestri l'un l'altro, nel senso che ognuno impara dall'altro e siamo discepoli l'un l'altro. Io nei riguardi Don Giacinto mi sento un discepolo fiancheggiatore collaterale, nel senso che qualche piccolo apporto di cui dirò, spero di averlo dato, però io ho imparato tutto da lui, insomma, il nervo centrale della prospettiva era totalmente sua, derivata da una grande tradizione di grande fondamento, però con una capacità di rendere nitidi i concetti, anche se io devo dire la verità, ci ho messo un po' di tempo ad arrivarci, perché l'acquisizione di una terminologia e di un'argomentazione così serrata e particolare, diciamo, comporta un certo sforzo. Allora, diciamo velocemente, a titolo di testimonianza più che di restituzione scientifica, o l'uno e l'una e l'altra cosa, io vi dico in alcuni passaggi fondamentali ciò che ho appreso da Uriti. Allora, innanzitutto che la moneta va indagata dal punto di vista giuridico, perché è una realtà giuridica, successivamente ha un'incidenza economica, ma è fondamentalmente giuridica. Per quale motivo? Che la moneta che viene stampata nella sua base materiale, che ha un valore intrinseco, fingiamo pari a 1, poi ha anche un valore simbolico, nominale e convenzionale, che copre restante 99 parti della moneta, cioè in parole povere, se io stampo la moneta e il costo di produzione della base materiale, la carta, l'inchiostro, se fosse di metallo, il conio, mi costa 1, però sopra ci scrivo 100 euro, io con il costo 1 in pratica metto in circolazione 99 unità di valore, che di che natura sono? Su che cosa poggia questo valore? Sulla convenzione che si accetta come mezzo di scambio di beni e servizi reali. Quindi chi è che lo consacra? È il diritto consuetudinario, cioè noi. Cioè la fiducia, diciamo banalmente la fiducia, ma la fiducia è la fiducia in un valore che va riconosciuto e che non può non essere riconosciuto da tutti, perché il giorno in cui questa transitività del valore nominale venisse disatteso, cioè io l'accetto, però lo do a un altro che non me l'accetta, automaticamente cade il valore che io ho ritenuto giuridicamente fondato. È garantito da chi? Anche in questo caso, la zecca in quanto tale, cioè l'istituto tipografico, potrebbe essere assolutamente identico
a un istituto falsario, non c'è nessuna differenza. Stampare da falsare o stampare con la zecca è assolutamente la stessa cosa. Qual è la differenza? Che il numero progressivo che viene stampigliato viene garantito dallo Stato, diciamo, chi rappresenta la sovranità del popolo, cioè sarà il ministro del tesoro a nome del popolo italiano nel quadro del Consiglio dei Ministri con l'accordo di tutto il Parlamento. Diciamo sinteticamente, è lo Stato che gli dà valore, no? Tant'è vero che lo Stato provvede poi col diritto positivo a perseguire i falsari, mentre avalla la moneta buona. In questo caso c'è lo Stato che gli dà valore giuridico. Il popolo che lo accetta gli dà valore di diritto consuetudinario, cioè lo accetta per le sue convenzioni, dove sta l'economia? Sì, voi mi direte, appare subito dopo, perché la moneta non è nient'altro che un sostituto simbolico di un bene reale. E vediamo in concreto. Se io ho il baratto, si vede subito in che cosa consiste lo scambio, no? Uno produce una certa merce, uno ne produce un altro, se lo scambiano, in quel caso la moneta ancora non compare. Compaiono i beni scambiati con i beni. Come nasce la moneta? Siccome, un esempio banale che si fa di solito, uno produce maiali, l'altro produce pecore, anche per un effetto di saturazione, chi mangia sempre le pecore ha voglia di avere il maiale e viceversa. In questo caso dice scambiamocelo. Fanno una valutazione di quante unità di scambio, dopodiché, se per caso uno c'ha pronto subito il maiale, la pecorella deve ancora nascere, eccetera, dice, sai che questo me lo puoi dare anche subito. Quando nascerà, tu me lo darai. E fa un pagherò. Cioè, su voi Descartes, sulla parola, la prima moneta è la parola data. Al mercato boario, che non è molto antico, io avevo ancora l'adolescenza quando ho visto in funzione i mercati boari, venne questi sì, eccetera, quando mi ha detto nessuno cacciava una lira, si stringevano la mano, il sensale acclarava e si beveva il ratafià, che ha un'origine nobile perché conserva la formula latina che consacra il patto. Rata fiant, cioè le cose ratificate debbono accadere. Un bicchierino di ratafià e una stretta di mano, quella era la moneta, cioè era la promessa, e l'altro accettava la fiducia. C'era il bene reale presente? No, ci stava un valore nominale, simbolico, in quel caso era la parola. Poi per avere per avere funziona meglio? Grazie. Per adesso sì. Oppure potrei anche tentare senza microfono. Allora, per avere qualche cosa di concreto in mano, invece della parola, dice, vabbè, ti do un sasso con un segno sopra, una conchiglia. Quante basi materiali ci sono state alla moneta? Ognuno con un valore bassissimo, prossimo a zero, ma in cui la cosa rilevante era il valore simbolico, che valeva sempre tanto, tanto, tanto di più della base materiale. Quindi nella moneta bisogna distinguere la base materiale con un valore intrinseco, che mettiamo vale uno, dico uno per avere un riferimento a una base minima. Il valore simbolico non è uno, no? Perché se voi prendete 100 euro, il valore 100, che ha un potere d'acquisto per un certo valore, no? Ci potete comprare varie cose, scusa un po', dal punto di vista del valore intrinseco della base materiale, quanto vale quel foglio di carta? Potrei andare dal tipografo, dice stampami una certa quantità di questo, vale esattamente tanto quanto questo volantino.